Ci troviamo a Nola per il torneo dei Gigli e qua ho incontrato, guarda un po', Antonio Foglia Manzillo che quest'anno ha allenato la primavera della Juve Stabia. Antonio, ciao, buongiorno. Buongiorno Mario, buongiorno a tutti. No, Antonio, mia curiosità, com'è da queste parti? Scusami. stiamo assistendo a Nocerina, Neapolis, quarto di finale del torneo dei Gigli 94, torneo al quale sto partecipando anche io con il 94-95 della Juve Stabia, per cui è sempre meglio conoscere gli avversari prima di affrontarli. Certo, sembri un perfezionista. Senti, ma intanto ti stai facendo una grossa conoscenza con i giovani, il che vuol dire che il prossimo anno una squadra di C o di Serie D, di eccellenza con grande progetto, insomma, potresti farla costare poco e rendere molto, visto che conosci molto bene i migliori giocatori della Campania a questo punto. Ma della Campania, diciamo, non solo della Campania, perché in primavera comunque abbiamo affrontato calciatori che hanno anche debuttato in Serie A, i vari Viviano, Piscitella, Tallo della Roma, quelli del Palermo, la stessa Regina in B, nelle ultime giornate ha fatto debuttare ragazzi che hanno giocato contro di noi. Certo, tra 91, 92 e 93 ho visto una serie di giocatori importanti che secondo me possono fare carriera a livello professionistico, certo, magari non subito in Serie A, iniziando dalla Lega Pro, però insomma abbiamo visto, ci siamo confrontati con giocatori veramente molto molto importanti. Poi, visto che stai girando adesso sui campi a guardare i 94 e i 95, questo significa avere ancora più una grossa esperienza anche per le altre categorie. E vabbè Mario, diciamo questo l'abbiamo sempre fatto, voglio dire, dalla prima squadra fino ai 17-18 anni, è una categoria che tu devi comunque conoscere, anche perché il calcio sta andando avanti basandosi sui giovani, sia l'interregionale con gli under che sono obbligatori e quindi devi per forza di cose conoscerli, ma anche la Lega Pro ormai si sta andando avanti, quest'anno hanno giocato tanti 89, 90, 91, quindi la linea è quella là, la linea under, la linea giovane, perché i costi si riducono e c'hai anche i giocatori magari un po' più motivati in mezzo al campo. Certo, senti, quest'anno tu hai fatto la primavera, giusto? Sì. Prossimo anno? Prossimo anno vediamo, la prima squadra è finita sabato, l'ultima di campionato, adesso ci incontriamo con la proprietà, vediamo se è il caso magari di proseguire o meno. È chiaro, i programmi devono essere programmi sempre di crescita, tu Mario mi conosci, è difficile che io per 2 anni consecutivi faccio, diciamo, devo avere sempre obiettivi diversi, sempre obiettivi Nuovi superiori. stimoli, Nuovi insomma. stimoli, non rifare un anno come quello precedente, ma indipendentemente dalla primavera o dalla categoria, è una cosa che non fa per me. Per 5 anni ho allenato le prime squadre, quest'anno sono contentissimo di essere ritornato a fare il settore giovanile, perché il campionato primavera io non lo ritengo settore giovanile, però è chiaro che il prossimo anno probabilmente ritornerò ancora con prime squadre, insomma, ho finito ad Aversa l'ultimo anno con le prime squadre, mi auguro di ricominciare con una Lega Pro. Vabbè, ma anche una serie di buone, insomma, voglio dire. Assolutamente sì, uno non ne fa mai diciamo una situazione di categoria, un interregionale con un progetto importante, assolutamente ben venga, anche perché ci sono molte Lega Pro che sono Lega Pro solo sulla carta, non sono neanche interregionale per atteggiamenti e organizzazione. Quindi non ne facciamo mai una situazione di categoria. C'è bisogno di serietà, di competenza e c'è bisogno che a un tecnico lo si faccia lavorare. Ti ringrazio, in bocca al lupo. Crepi Mario, in bocca al lupo a voi.